कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रमा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण लाउरा Vincenzo Maria, Hare Krishna, buongiorno. Giulia, buongiorno. Hare Krishna. Marta Luigi, Hare Krishna, buongiorno. Allora, cantiamo Prithivite Acheya Tanagaradigram. Se va bene. Si può chiudere quella porta? Grazie. Molto meglio così. Krishna a tutti. Ok. E Batta Luigi, Hare Krishna, buongiorno. Jai Shri. Ok, cantiamo già Radha. Ah no, aspetta, l'audio com'è? Mi sentite? Sì, benissimo. Sì, ti sentiamo. Ok, vediamo se sta al massimo. Sì, al massimo. Prithivite Acheyata Nagaradigram, Prithivite Acheyata Nagaradigram, Sarvatra Prachara Paibe Murana, Sarvatra Prachara Paibe Murana, Prithivite Acheyata Nagaradigram, Prithivite Acheyata Nagaradigram, Sarvatra prachara aibe murana, Sarvatra prachara aibe murana, Prithivite Acheyata Nagaradigram, Prithivite Acheyata Nagaradigram, Sarvatra prachara aibe murana, Sarvatra prachara aibe murana, Prithivite Acheyata Nagaradigram, Prithivite Acheyata Nagaradigram, Sarvatra Prachara Aibe Moranam, Sarvatra Prachara Aibe Moranam. Nayanam Galadashudaraya Vadanam Gadgadarudaya Gira Pulakarni Chitava Pukada Tabana Magrahane Badishati Nayanam Galadashudaraya. Se volete potete ripetere, eh? Nayanam Galadashudaraya Vadanam Gadgadarudaya Gira Pulakarni Chitava Pukadam Tavanama Grahane Babishati. L'ultima volta, eh? Nayanam Galadashrudharaya Vadanam Gadgadarudaya Giram Pulakarni Chitava Pukadam Pavanam Agrahane Bhavishyati. Questo è il sesto Shikshastakam. Shikshastakam di Sri Chaitanya Mahaprabhu dice:
Oh Signore, quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti mentre canto il tuo santo nome? Quando la mia voce verrà meno per l'emozione? E quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo nome? Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più rispettosi ed umili omaggi. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Guravane Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pashtate Jatarine Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasa di Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna Kevala Bhakti, Simona, no, perdon, Valentina, Claudia Maria Teresa, Paola, Hare Krishna, buongiorno. E altri devoti di cui non leggo il nome, vediamo. Alessandro, Hare Krishna. Buondì. Allora, stiamo analizzando questo sesto Shikshastakam, dice Chaitanya Mahaprabhu. Il signore Chaitanya dice: quando i miei occhi saranno decorati di lacrime d'amore sempre fluenti mentre canto il tuo santo nome, quando la mia voce verrà meno per l'emozione, quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo nome. Ah, l'ultima volta abbiamo parlato dell'emozione, del giudizio, no? Del sentimento e del giudizio, del sentimentalismo, pardon, del sentimentalismo e del giudizio. Ci siamo detti che Krishna è Svarat, una caratteristica di Krishna, quella che viene per prima enunciata, una delle primissime che, ad essere enunciata nel primo verso dello Srimad Bhagavatam. Svarat significa assolutamente indipendente, libero, prosciolto da vincoli, limitazioni, libero, assoluto, va bene? Assoluto, Svarat, indipendente, nel senso che può fare quello che vuole. E per esempio, può concedermi delle emozioni che poi scopriremo nello studio di oggi. Solitamente al nostro livello sono da considerarsi degli incentivi, delle agevolazioni, come dire, delle anticipazioni, ecco, dei trailer di ciò che sarà se saremo seri o continueremo ad essere seri, impegnati, eccetera, no? Oppure mi viene, ecco, per esempio, mi viene in sogno, ecco, ci dicevamo l'ultima volta, ora ricordo, ci dicevamo così, no? Krishna mi viene in sogno. Non dobbiamo subito in maniera draconiana affermare, ma sei proprio un sentimentalone, ma figurati se Krishna viene in sogno a te, che non sei neanche serio, che non sei neanche ben impegnato, ben collocato nel servizio devozionale, ma chi ti credi di essere? Ma lascia perdere. Allora, dal canto suo, il devoto, che al nostro livello, noi al nostro livello possiamo essere definiti nella migliore delle ipotesi neofiti apprendisti della Bhakti, praticanti, neofiti apprendisti praticanti, no? Va bene, allora dal canto nostro, se Krishna ci viene in sogno, lui è svarato, può fare quello che vuole, può dare questo tipo di esperienze a chiunque, noi non dobbiamo considerarci particolarmente avanzati, perché il fatto che Krishna ci venga in sogno da solo non è il sintomo di una devozione, massima, insomma. E quindi noi dobbiamo, va bene, ok,
mi viene in sogno, vi ricordate? Krishna viene in sogno, perché no? Il punto è, cosa farò quando mi sveglierò da quel sogno? Sarò grato a Krishna? Tradurrò questa gratitudine in una serie di dimostrazioni di riconoscenza impegnandomi di più in servizio devozionale? O andrò in giro a dire mi è venuto in sogno, mi è venuto in sogno, o semplicemente mi gongolerò con questo pensiero e non farò nulla di più di quello che faccio, magari forse anche qualcosa in meno, tanto mi è venuto in sogno, a posto, sto a posto così, che fortunato, sono proprio un grande devoto, una grande devota. Quindi dal canto mio io non andrò a esasperare quell'esperienza trasformarla in una occasione di orgoglio, di falso prestigio e quindi di paralisi devozionale, pensando di essere già arrivato, sono arrivato, la svolta mi è venuta in sogno, è fatta, chi è meglio di me si trucca, no? Va bene. E quindi chi poi invece assiste o ascolta questo mio racconto, Krishna mi è venuto in sogno, non deve dal canto suo invece tacciarmi di sahagismo, no? Di essere un devoto scimmia, un devoto che scimmiotta, imitatore dei puri devoti. Eccolo qui, è arrivato, ma chi si pensa di essere? Quindi ecco, sentimentalismo e giudizio, dobbiamo stare attenti. La cosa importante è capire questo, che sì. Beh, perché Krishna non può dare esperienze come questa a chiunque? Va bene, certo che sì, ma ciò che decreterà il progresso spirituale sarà che cosa? Il fatto che Krishna mi venga in sogno o che mi faccia venire la pelle d'oca durante un kirtan cantato particolarmente intensamente, o una melodia che tocca e pizzica i precordi del mio cuore e io ho dei sintomi di emozione. Vabbè, da sole queste cose non portano, non sono, voglio dire, un sintomo di progresso spirituale, sono sintomi di emozioni certamente importanti, ma cos'è che decreta il progresso spirituale? Vediamo. Piccolo accenno, piccolo suggerimento, esordio della spiegazione del terzo verso dell'Upadeshanamrita. Cos'è che decreta il progresso spirituale? Humility. Inizio, esordio della spiegazione del terzo verso dell'Upadeshanamrita. Come esordisce Srila Prabhupada? Il servizio di devozione non è una questione, non è un'estasi immaginaria o una speculazione sentimentale. La sua vera essenza è Servizio. la sua vera essenza è l'attività pratica. La sua vera essenza è l'attività pratica. Ed è questo che decreterà l'avanzamento spirituale, che Shabdir Bhakti, Prasidyati, avanzamento spirituale, il risveglio della pura devozione, la pratica costante, appunto il servizio, è questo che decreterà l'avanzamento spirituale. Ora, generalmente, siccome questo verso dello Shikshastakam, questo sesto verso, enuncia dei sintomi estatici evidentissimi, lacrime, quando usciranno lacrime dai miei occhi, quando i peli mi si rizzeranno, cos'è che dice? Quando la mia voce verrà meno dall'emozione, e quando i peli del mio corpo si rizzeranno nel recitare il tuo santo nome. Hare Krishna, bravo Emanuele, sì, l'attività pratica, Claudia Maria Teresa, el servicio. Allora, siccome in questo sesto Shikshastakam Sri Chaitanya Mahaprabhu enuncia questa sintomatologia, questa come si dice, somatizzazione trascendentale, l'estasi, l'amore puro che si manifesta anche all'esterno, in questi sintomi, in questa sintomatologia estatica,
Beh, è di questo che stiamo parlando, no? Al nostro livello, se noi facciamo esperienze come questa, va bene, possiamo piangere, certo, perché non può succedere, non è successo e non succederà. La pelle d'oca, certo, l'emozione, la voce che si strozza in un pianto, non può succedere, certo che può succedere. E come dobbiamo vederle? Dobbiamo vederle come? Una speciale misericordia di Krishna. E cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo vederlo come una speciale misericordia di Krishna. E come dobbiamo agire? Come dobbiamo reagire a questo? Ricambiando, cercando di essere devoti più seri nel servizio a Krishna. Quindi non si tratta di esperienze straordinarie, effettivamente. A volte siamo in un kirtan. Ci siamo detti, un kirtan, possiamo sperimentare delle emozioni, per esempio la pelle d'oca, cioè, proprio un'emozione, anche una commozione, e danziamo commossi, poi attenzione a non sbattere contro qualcosa, altrimenti c'è una commozione cerebrale, quindi dalla commozione statica alla commozione cerebrale è un attimo, no? Se non stiamo attenti. Comunque, cioè, voglio dire, non è che... Mi viene, allora, sto piangendo, è un po' così, ho la pelle d'oca, dai, dai, diciamo al nostro compagno di Kirtan a fianco, dai, fammi una foto, dai, ora, 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 guarda che lacrime, così la mettiamo, la pubblichiamo subito su Facebook, qui in questo tempio si sperimentano emozioni estatiche, venite, vai, guardami, eccomi in estasi, dai, dai, guardami, fammi uno zoom sui peli dell'avambraccio, guarda come mi si sono rizzati bene adesso. Instagram, social media in genere, dai, spiattelliamole, facciamo vedere. No, non andremo a fare questo, mi pare, no? Non andremo ad agire in questa maniera qui, non andremo a pubblicizzarlo nel mondo, questo sintomo. È possibile, Hare Krishna, Roberto, è possibile sperimentare questi sintomi perché ci siamo detti Krishna è Svarat, è assolutamente indipendente, può fare quello che vuole, può offrirci esperienze del genere. Ma quando le viviamo, dovremmo essere in grado di esprimere gratitudine a Krishna e con riconoscenza. Praticheremo la Bhakti con maggiore dedizione, maggiore ispirazione, maggiore impegno, maggiore coinvolgimento, e Krishna ci verrà incontro. Yeyatamam prapadyate tamstatai vadajamyam. Krishna ci verrà incontro. Man mano che avanziamo ulteriormente sul sentiero della Bhakti, lui ci viene incontro. Hare Krishna Premamrita ci viene incontro. Ci dà un assaggio, magari ci dà un assaggio adesso, Hare Krishna Bhakta Denis, un assaggio dell'estasi devozionale che un giorno sicuramente sperimenteremo, ma da quell'esperienza noi, da quell'assaggio che Krishna ci darà di gioia, e noi andremo a trarre ispirazione per procedere ulteriormente. Ulteriormente significa più velocemente, eh? Più velocemente su quel sentiero, sul sentiero dell'essenza pratica, dell'essenza, della vera essenza del servizio devozionale, cioè l'attività pratica. Quindi ecco che questo flusso, diciamo, questo studio che stiamo facendo sul sesto Shikshastakam è uno studio, un approfondimento. Sulle insidie, giudizi, critiche e sentimentalismo. È questo che è trovare la giusta via mediana, la via aurea, no? E per capire che questi sintomi da soli non sono un segno del progresso spirituale. Dobbiamo vederli, questi sintomi. Questi segni in noi o in altri dovessero manifestarsi, eccetera.
Dovremmo vederli non estrapolati, decontestualizzati e assolutizzati, ma dovremmo vederli incastonati o in connessione con l'intera vita di una bhakti vissuta con serietà. E se i sintomi arrivano, allora, se i sintomi arrivano, ma l'impegno mio, di quel devoto, di quella devota in cui si manifestano quei sintomi, lacrime, emozioni, emozioni, va bene, emozioni. Allora, se vengono, ma non c'è un impegno veramente serio, non c'è una dedizione alla bhakti degna di questo nome, come ci dicevamo ieri sera, no? Come si fa a valutare, o forse no, non ce lo dicevamo ieri sera, comunque di recente, come si fa a valutare? Ah no, sull'Upadeshamrita ne parleremo oggi. Come si fa a valutare, una piccola anticipazione a proposito, come si fa a valutare la serietà di qualcuno? Utsahan, sforzo, è una persona che si sforza con intelligenza nella coscienza di Krishna. Quindi quella persona è veramente seria, no? Ok, trago ispirazione. Allora, se questi, tornando sul punto, se questi sintomi arrivano, ma ancora non c'è un impegno veramente serio, non c'è una dedizione alla bhakti, come ci siamo detti, veramente degna di questo nome. Allora è ovvio che questi sintomi non sono tanto da considerarsi sintomi di un avanzamento spirituale, piuttosto, ecco, con equilibrio, dobbiamo essere equilibrati, sobri, sobri, dhira, sobri. L'hanno visto come? Dobbiamo essere equilibrati. Sempre, noi dobbiamo essere ricercatori di equilibrio. Allora, in tutte le cose, in tutte le espressioni, in tutte le equilibrio, come le dobbiamo vedere? Come li dobbiamo vedere questi sintomi d'estasi? Ripeto, lacrime, emozioni, nodo in gola, peli che si rizzano, pelle d'oca, no? Si dice così, la pelle d'oca. Non dobbiamo vederli se non c'è un impegno serio di quel devoto, di quella devota, in me, non dobbiamo vederli come necessariamente come un sintomo di grande avanzamento spirituale. Dobbiamo vederli in maniera equilibrata, ovvero come anticipazioni, come incentivi. Vediamo Bhakta Emanuele che dice. Durante la recitazione del Japa a Roma, all'improvviso, ho avuto una gioia immensa che mi veniva, e mi veniva da piangere. Il primo pensiero che su quel sentimento è stato il fatto di ringraziare automaticamente Krishna perché mi ha concesso quella gioia senza che la meritassi assolutamente, così condizionato alla materia come sono. Io sono poi generalmente razionale, ho compreso che Krishna ci sospinge a volte con dei sentimenti barlume del mondo spirituale. Perché siamo ancora acerbi, delle spintarelle, sì, proprio così, delle spintarelle, incentivi, no? Stiamo vivendo un tre, la devo vivere così, se io voglio rimanere in sella e non farmi disarcionare da Maya, se voglio rimanere invece in sella della Bhakti, e io devo vederli come se arrivano, e Krishna può fare, cioè lo sottolineo, lo ribadisco, lo rimarco, Krishna può farlo, anche al devoto più neofita può venirgli in sogno, può farlo piangere dinanzi alle divinità, può tutto quello che vogliamo. Poi il devoto, è ovvio, dopo che si è asciugato le lacrime, deve manifestare la sua, esprimere la sua gratitudine e soprattutto la sua riconoscenza, perché la gratitudine è un sentimento. Ma la riconoscenza è la concretizzazione, appunto, tangibile di quel sentimento tradotto in attività pratiche per dimostrarla quella gratitudine, no? E allora uno deve vivere come un trailer, sto vivendo un trailer, Krishna mi ha fatto assistere ad un trailer di ciò che potrò vivere pienamente in futuro al suo servizio, no? Ma anche solo averne un assaggio, un attimo, proprio un barlume, beh, quell'assaggio dovrebbe ispirarci ad andare avanti e
in questo modo, anche se viviamo alcune esperienze come questa, noi le accetteremo con gratitudine. Nei lila di Sri Chaitanya e nei lila dei suoi eterni associati, Madhavendra Puri, per esempio, che è il maestro spirituale del maestro spirituale di Sri Chaitanya Mahaprabhu, visse un lila molto importante, notissimo, con la morte di Sri Gopala, Gopalaji. Cioè, Gopala, Sri Gopalaji, gli venne in sogno più volte. Allora, la prima volta in cui gli venne in sogno, lui, cosa gli disse Gopalaji? Krishna gli disse, la Murti di Gopala, gli disse, gli indicò dove era sepolto. Io sto soffocando qui sotto, per favore, vieni, tirami fuori, costruisci un tempio per me. Quindi questa Murti era finita sottoterra praticamente, perché l'invasione musulmana, allora la distruzione delle Murti, allora le Murti furono salvate, una di queste è Gopalaji, no? Allora, questo sogno, questo primo sogno, poi ne ebbe un altro, questo primo sogno gli portò molta fama, molta gloria. Cioè, lui lo confidò, la voce si sparse, tutti gli abitanti del villaggio iniziarono ad accalcarsi, sbalorditi. Oh, guardate, il santo, il Signore gli è venuto il sogno, in sogno, dicendogli che proprio qui, è proprio qui. E questo rese Madhavendra Puri molto, molto famoso, molto noto, una personalità speciale, no? Si distinse. Che grande anima, il Signore gli è venuto in sogno. Tutti pensavano e parlavano così, no? E va bene, quindi questo primo sogno gli portò molta fama, molto successo, diciamo, molta notorietà. La seconda volta che Krishna gli venne in sogno, ebbe questo messaggio: ho molto caldo, vai a Puri a prendermi del chandan o della polpa di sandalo, non mi ricordo. Insomma, cos'era? Tu ti ricordi tu, sì? Polpa di sandalo, credo, per rinfrescare, no? Credo che si dica chandan, non lo so, per rinfrescarsi. È una sostanza, la polpa di sandalo, che rinfresca effettivamente. Vammi a prendere questa polpa di sandalo che si trovava in un punto particolare. Ora, perché? Allora, questo sogno, al contrario del primo, si rivelò insidioso. Allora, a quel punto Madhavendra Puri perché avrebbe dovuto attraversare un territorio invaso dai musulmani, e a quel tempo era pericolosissimo, diciamo così, ecco, grande violenza, eccetera. Allora, Madhavendra Puri a questo secondo sogno avrebbe detto: bah, insomma, forse mi sarò sbagliato. Poi non è che Krishna venga in sogno soltanto a me, non sono mica così speciale, faccio finta di niente. No? Avrebbe potuto dire questo Madhavendra Puri. Cioè, se Madhavendra Puri non fosse stato quel puro devoto che era e che è, se si fosse preoccupato solo quindi di ottenere la gloria, allora, perché nel primo sogno ottenne gloria, divenne famoso, ma col secondo, quel secondo gli avrebbe potuto procurare grandi, grandi disagi, grandi difficoltà. Avrebbe potuto dire: ma sì, dai, dopo tutto è solo un sogno, perché prenderlo sul serio? No, 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 lo prese sul serio, prese sul serio anche il secondo sogno. E perché? Perché la vera essenza del servizio devozionale è l'attività pratica, non un'estasi immaginaria o un sogno. La sua vera essenza è l'attività pratica. Lui era preoccupato, interessato a servire Krishna. Allora, il primo sogno gli ha portato gloria.
e avrebbe ricevette il servizio di scoprire la divinità, riscoprirla, riesumarla, no? Che dice? Allora, Bhaktivinoda dice: interessante notare che Chaitanya Charandas sottolinea che nel dodicesimo capitolo della Bhagavad Gita, cioè l'elenco delle qualità dei devoti stilato da Krishna nel capitolo 12, versi dal 13 al 20, no, dall'8 al 12, capitolo 13, versi dall'8 al 12, questo non include alcuna descrizione dell'estasi devozionale. L'hai trovato nel corso sulla Shesha No, un'altra discorso. Upanishad? In una lezione, così, in uno studio. Sì, grazie, Mataji. Sì. Capitolo 13, versi dall'8 al 12 dovrebbe essere, giusto? Perché il dodicesimo capitolo? L'elenco Sette. delle qualità dei devoti. 12 12 punto. versi dal 13 al 20. Ok. Non c'è nessuna descrizione dell'estasi devozionale. Appunto. Sì. Cioè, allora, il primo sogno gli conferì fama, gloria. Costruisci un tempio lì dove riesumerai la mia sacra murti, gli portò gloria. Il secondo significava, il secondo sogno, vai a Puri, significa grande austerità, non solo austerità, nel senso proprio rischio, proprio, cioè lui doveva viaggiare in zone dove c'era il dominio musulmano, pericolosissimo, rischiava la vita, ma in entrambi i casi accettò il contenuto del sogno. Perché? Perché il suo temperamento era quello del devoto. Quindi, tornando a noi, possiamo avere alcune esperienze, vivere, sperimentare alcuni di questi sintomi, queste esperienze spirituali speciali, no? In vari modi nella nostra vita. E non dobbiamo essere ipercritici e rifiutarle come se fossero, non so, una malattia, no? Il saggismo. Oh, sono malato di saggismo. No, Krishna, non mi venire più in sogno, non farmi più emozionare davanti alle divinità. Che penseranno di me? Che sono un simulatore, una scimmia, un devoto scimmia, un prakrita bhakta sahajiya. Non dovremmo fare questo, ma non dovremmo neanche evidenziarle troppo, rimarcarle troppo. Perché? Perché, ancora una volta, queste emozioni non sono prese da sole segni del progresso spirituale. Non necessariamente. Ho questa esperienza, sarò grato e mi ispirerò ancora. Trarrò vantaggio in termini di maggiore ispirazione nella mia pratica della Bhakti. E va bene, lo andrò anche a condividere, sì, ma con alcuni, magari amici devoti più intimi, che capiranno e che non andranno poi a diffonderla questa notizia dove ci sono persone invece che non potrebbero capire, in tutto il mondo, su internet. Oh, io ho un amico che ha sintomi d'estasi, oppure io stesso non andrò a fare questo, no? Sì, sai, ho avuto questa esperienza e allora capisco di essere veramente un grande devoto. Guardate come sono grande. Non è questo che andremo a fare, no? È una misericordia di Krishna, la vedo, la debbo vedere come misericordia di Krishna e cercherò di dedicarmi di più a lui, di più, come ci siamo detti ieri, no? Quando noi ci troviamo di fronte alla Murti, vediamo chi se lo ricorda. Hare Krishna Giulia, va bene. Allora, quando io mi trovo di fronte alla Murti, cosa dovrei sentire? Cosa dovrei provare? Sì, la Murti ci dice cosa stai facendo per me? Bravo, via. Cosa stai facendo per me? Cioè, dovremmo sentire Krishna che ci dice: cosa stai facendo per me? Stai Deroga. facendo abbastanza per me?
Stai facendo abbastanza per me, ti stai impegnando al mio servizio in maniera opportuna. Così possiamo evitare il sentimentalismo. Così si evita il sentimentalismo. Così, ricordandoci sempre che la sua vera essenza del servizio devozionale, intendo, è l'attività pratica. E attività pratica significa coltivazione. Quindi, non scivoleremo nel sentimentalismo e non scivoleremo nel giudizio, nell'ipercriticismo quando vediamo in qualcun altro dei sintomi di emozioni spirituali. Quindi siamo grati, bene, gratitudine e vado avanti nella bhakti traendo vantaggio da questi sentimenti. A proposito di quello che stava dicendo Bhaktin Victoria, no? Nella Bhagavad Gita effettivamente non c'è questo. Nel Bhakti Rasamrita Sindhu invece sì, sono definiti gli Asta Sattvika Vichar, cioè i sintomi d'estasi sono descritti, no? Che poi sono quelli che Sri Chaitanya Mahaprabhu, Hare Krishna chiara, che poi sono quelli che Sri Chaitanya Mahaprabhu mostra in maniera evidente, e vediamo anche grandi Vaishnava esibiscono questi sattvica, queste Asta Sattvika Vichar, questi otto, sono otto principalmente, insomma, anche grandi devoti li manifestano, però insomma, questi sintomi vediamo che sono anche imitabili. Per esempio le lacrime agli occhi, sono imitabili le lacrime agli occhi, ci sono attori che sanno piangere a comando e non solo gli attori. Oppure, non lo so, mi metto a tagliare qualche cipolla e mi vengono le lacrime, poi mi metto davanti alle divinità e mi faccio scattare una foto in lacrime, con gli occhi rossi. Allora, questi e altri possono essere imitati, li imitano e questo va avanti, però sono descritti anche altri sintomi, altre caratteristiche precipue, specifiche dei devoti avanzati che vengono descritte e che non sono imitabili. Per esempio, Srila Rupa Goswami parla del avyartha kalatvam. Avyartha kalatvam significa non perdere tempo. Il puro devoto non perde tempo, dedica tutto il tempo al servizio a Krishna. Un saggia, un imitatore che fa spettacolo, che fa mostra di sintomi come lacrime, eccetera, non può imitare quello. E come fai? Il saggia, lo showman, Prakrita Bhakta, devoto materialista, poi vorrà anche mostrare altri sintomi, no? Farà una pausa scenica e poi mostrerà altre cose oltre alla bhakti, no? Ma se uno è veramente devoto a Krishna, avyartha kalatvam, avyartha kalatvam, non perde mai tempo, non perde tempo. Quella è una delle caratteristiche, probabilmente la più tangibile della devozione seria, per esempio, no? Oppure un altro sintomo non imitabile, Namagane Sada Ruce, o Ruci, è il costante sada, costante desiderio di glorificare Krishna cantando i suoi santi nomi. Come fai a imitarlo quello? O lo fai o non lo fai, cioè, costante desiderio di glorificare Krishna attraverso il canto dei suoi santi nomi, Sada Nama Ruci, Sada. Costante, sempre, senza pause, oppure Sama Utkanta, vuole conoscere Krishna, desiderio di conoscere Krishna, quindi approfondisce, impara, ascolta, apprende, assimila. C'è tutto un elenco di caratteristiche della pura devozione sono fornite nel Bhakti Rasamrita Sindhu, che è importantissimo, è un manuale, no? Che non sono imitabili, caratteristiche non appunto inimitabili. E questi sono i parametri
della Bhakti, quelli che non possono essere fraintesi. E anche la vita di Prabhupada, se uno l'analizza, ci sono alcuni momenti speciali proprio in cui Prabhupada si immerge in un'estasi inimitabile, per esempio mentre cantava Jai Radha Madhava o altre situazioni simili, ma in generale nel complesso Srila Prabhupada non parlava molto di questi asta sattvica vichar. No, della sintomatologia estatica, no, non ne parlavo praticamente mai, quasi niente, poco e niente, si tratteneva, non li manifestava, raramente li ha manifestati, perché la gente non capisce, la gente divinizza facilmente, vediamo, insomma, tante esperienze. Su cosa si è concentrato Srila Prabhupada? Non su questi criteri, non su questi parametri o sintomi o sintomatologia, ma su quei parametri che non sono imitabili, quelli tangibili, appunto Abhyartha Kalatvam. Prabhupada non ha perso tempo neanche un attimo, distaccandosi dalle cose materiali, ha dimostrato questo col suo achar, non col suo comportamento, il suo desiderio di sentir parlare di Krishna. E, per esempio, una volta ha narrato di come il suo maestro spirituale fu contento di lui perché vedeva che lui era sempre presente durante le lezioni e ascoltava con attenzione. Disse: bravo quel devoto, bravo, lui ama ascoltare. E quelli sono i sintomi del devoto, quando si è ansiosi di sentir parlare di Krishna, ansiosi. E queste sono le caratteristiche che magari ancora non abbiamo sviluppato in pieno, ma a cui però dobbiamo aspirare. E se aspiriamo a questo, a non perdere mai tempo, a sentir parlare di Krishna, a glorificare Krishna, quando poi ci usciranno le lacrime anche al nostro livello, quando mi si rizzeranno un po' i peli, va bene, un po' di pelle d'oca, va bene, va tutto bene. Ma io prenderò, trarrò vantaggio da queste cose se io aspiro a non perdere ai sintomi, quelli più tangibili, quelli più profondi che Srila Prabhupada, il nostro Acharya fondatore, ha evidenziato, parlandone e vivendoli, questi sintomi, tipici della pura devozione. Se nel frattempo, aspirando a quello, servendo il puro devoto, con serietà. Allora, se nel frattempo mi scappa la lacrimuccia, mi viene un po' di pelle d'oca, io trarrò vantaggio da queste cose per coltivare la mia bhakti con gratitudine, usando efficacemente il mio tempo nel servizio a Krishna, migliorando in questo, diventando un sempre più bravo investitore del mio tempo, del tempo vero che Krishna mi ha dato, mi ha conferito, diciamo, no? Cercherò di coltivare la coltivazione, la sua vera essenza, l'attività pratica, quindi la coltivazione, coltiverò il desiderio di sentir parlare di Krishna anche quando non mi va, anche quando non mi va. Mi ci impegno, coltivo il desiderio di cantare le glorie di Krishna, di parlare di Krishna agli altri, di diffondere le glorie di Krishna attraverso la distribuzione dei libri. Coltiverò questo desiderio di condividere il messaggio di Krishna anche quando non mi va, anche quando penso di non poterlo fare. Io mi ci impegno lo stesso. È quello il sintomo, perché Krishna è stato così gentile da regalarmi quell'emozione quel giorno, quella lacrima che non sapevo di poter piangere, quel brivido che non pensavo di poter sperimentare dinanzi alle murti o durante il kirtan. Io così razionale, io così, così teutonico. Allora, quando ci concentriamo su quei sintomi veri, tangibili,
tangibili della Bhakti, cioè il non voler perdere tempo, il desiderio di cantare le glorie di Krishna, il desiderio di ascoltare riguardo di Krishna. Ce ne sono tanti, eh? Cioè, poi uno legge il libro, legge il Nettare della Devozione, c'è un elenco, ma vedremo che dobbiamo capire che dobbiamo concentrarci su queste cose qui e contemplare l'esempio tangibile, fulgido di Shila Prabhupada, che lo ha dimostrato tutto quell'elenco lì in una maniera straordinaria, inedita. Quindi, per concludere, nella nostra bhakti, nella nostra pratica della bhakti, non ci andremo a concentrare non tanto sui sintomi, sulla sintomatologia, quella esterna, no? Perché quelle cose arriveranno, certamente, arriveranno. Noi ci dobbiamo concentrare sulle caratteristiche, quelle di un bhakta serio, avyartha karatvam, eccetera, no? Un devoto serio. E cercheremo di svilupparle nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, e va bene, va bene. Cercherò di sviluppare quelle però. E allora, perché sarà quell'impegno, quell'utsahan, quello sforzo con intelligenza di cui parleremo oggi o questa sera al corso su Rupa Deshamrita, noi ci concentreremo su quelle, perché questa concentrazione, questo sforzo intelligente in coscienza di Krishna ci permetterà di progredire, e poi si manifesteranno anche quei sintomi estatici di cui si parla, no? E allora sì, visto che stiamo analizzando e studiando gli insegnamenti dell'avatara dorato, gli 8 insegnamenti dell'avatara dorato, questa impostazione, questo temperamento devozionale che dovremmo difendere con le unghie e con i denti, ci permetterà di assaporare nel nostro piccolo ciò che Chaitanya Mahaprabhu sta assaporando, e lo leggiamo appunto in questi versi, soprattutto in questo sesto dello Shikshastakam, il sesto Shikshastakam. Anche noi potremo, nel nostro piccolo, assaporare ciò che Sri Chaitanya Mahaprabhu, l'avatara dorato, sta assaporando, sta gustando. Ecco. Ok, allora c'è Bhatta Emanuele che dice: da tenere conto che siamo noi che dobbiamo servire i sensi di Krishna e non il contrario, anche se Krishna ci concede ciò che crede a seconda di tempo e circostanza. Questo servizio è lo scopo pratico, lui, non noi. Già, siamo servitori, invece ci aspettiamo di essere serviti. Beh, non sento niente. Krishna, quando mi farai sentire qualcosa? Ottima, ottima conclusione. Bene, qualcuno vuole dire qualcosa? Noi come ci comportiamo verso di lui? Per esempio, io un giorno ho fatto il quadretto di Krishna e gli ho dato un bacio al quadretto e subito ho sentito che una commozione, che Krishna ha apprezzato il gesto. Va bene. Poi dopo il bacetto uno si impegna. Ancora, Esatto. giusto? E anche il bacetto che si dà al figlio, no? Ti ricordi quando Gino era piccolo? Quanti bacetti gli avrei dato? Tanti! Però non è che ti limitavi a sbaciucchiarlo e a cospargerlo di saliva, no? Con i tuoi bacetti, No, ovviamente. Cioè, immagine anche abbastanza raccapricciante, una mamma che lì bacia, lo bacia e non fa niente, quello piange, ha fame, ha il pannolino che deve essere cambiato, altrimenti va, cioè, gli viene un'infezione, soffre, piange, un bacetto, fine. uno fa quello, uno dice, parla con Krishna, dice, io per adesso posso, io per esempio di libro adesso ne ho preso solo uno, Un santo cammina tra noi, ho potuto prenderne solo uno, adesso lo leggo e poi lo rilascio. Ho detto, Brava. perdonami che ne ho potuto prendere solo uno e non tanti come vorrei. Va bene, te la ricordi la storia dello scoiattolino del Ramayana? Lui poteva partecipare alla costruzione di questo ponte mistico sull'oceano, portando ciottolini, uno scoiattolo che può prendere, mentre i grandi Vanara sollevavano picchi di montagna, no? E i lavori in corso procedevano spediti. Ma
Quello poteva fare lui, e quello fu riconosciuto da Sri Ramachandra come un servizio straordinario, meraviglioso, perché tanti altri scoiattolini neanche quei ciottolini lì prendevano. Era il massimo che poteva fare e lo faceva con entusiasmo. Grazie, Bhakti Viviana. Vincenzo Maria, Hare Krishna, vuoi dire qualcosa? Intanto aggiorno la pagina di Facebook. Eh sì, Bhakti Emanuele dice effettivamente, perché se no siamo carmi, non Bhakta. Carmi, giusto? Siamo carmi. Cioè, devoti interessati. Va bene. Ok, grazie molte per i vostri contributi. Viviana, Emanuele, Vittoria. Vittoria, vediamo se mi è sfuggito qualcuno. Claudia Maria Teresa e Bhakta Domenico, Hare Krishna. Eh sì, grazie per i vostri contributi e ci vediamo questa sera tra le 18:30 e le 19. Oggi vado a trovare mio nonno, mi porto un po' di prasadam, mio nonno 96enne, e vado, toccata. Non è fuga, ti vado in mano, sto un po' con lui, poi torno in tempo per lo, cerco di tornare in tempo per lo studio. Tra le 18:30 e le 19, così. Poi domenica andremo a Fasano, al centro a Fasano, quindi ci sarà contemporaneamente domenica, la mattina, la festa della Domus, e pomeriggio saremo in diretta anche da Fasano, quindi doppio appuntamento. Su Facebook e Zoom domenica. Andiamo lì a incontrare Jiva Pavana Prabhu con la moglie Gattiayani e altri devoti. Dovrebbero venire anche Bhakta Lorenzo, Bhaktin Valeria e Bhakta Giacomo, anche loro prenderanno dei libri per il Book Crossing. Hare Krishna. Jai. Srila Prabhupada chi? Jai. Jai. Shri Shri Shikshastakam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Haribo Lara Krishna Paola, grazie Denis, Claudia Maria Teresa, nonno fortunato. Prasadam. Va bene, a più tardi allora, eh? Vai. Krishna. Già, 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 ci l'avrò fatta. Ah, 520 libri questo mese, grazie all'impegno vostro, di tutti voi. 520 libri. E pensare che ogni libro viene toccato da chissà quante persone, soprattutto in Book Crossing. Vi ricordate, so, grazie a Madhusevita Prabhu qualche mese fa, mentre parlava e favorevolmente a proposito di questa metodologia del book crossing, disse: solitamente si dice che un libro distribuito venga toccato da una media di 5 persone. In questo caso, il numero di persone che entra in contatto con questo libro si può moltiplicare esponenzialmente, perché lasci un libro sul carrello della spesa, magari arriva la prima persona, lo tocca, lo guarda, no, non lo prendo, la seconda lo tocca, non lo prendo, insomma, può passare attraverso molte mani prima di essere preso da qualcuno che poi lo porterà via con sé, quindi si può moltiplicare esponenzialmente. Prabhupada ha detto, anche solo toccarlo è purificante per l'anima. Un giorno capiremo davvero che cosa significa questo. E chi è impegnato nella distribuzione dei libri riceve questa intelligenza per capire che non è un'espressione di fanatismo, anche, o un'iperbole, no? Anche solo toccarlo è esagerato. E invece capiremo sempre di più, siccome questi libri contengono le estasi devozionali di un puro devoto, sono finestre sul mondo spirituale. Anche solo toccarlo, sfiorarlo, significa sfiorare la trascendenza e ricevere una purificazione che neanche miliardi di anni in questo mondo materiale possono produrre. Lava matra
c'è proprio un verso dei Veda, Lavamatra, Sarva Siddhiaya, anche solo un piccolo e Sarva Shastra, tutte le Shastra, tutte le scritture affermano che anche un solo momento, un attimo in compagnia di un puro devoto, Sarva Siddhiaya, può conferire tutte le perfezioni, tutte le perfezioni. Solo un attimo, Lavamatra. Hare Krishna, jai devoti su questo. Jai, Srila Prabhupada Ki jai, buona giornata. Felici ore in coscienza di Krishna.